come anticipato, questo mese non mi è possibile fare le dirette, visto che sono in trasferta lavorativa. E allora ho deciso di creare questo contenuto extra dedicato al tema che approfondiremo molto più nel dettaglio il prossimo mese, che è quello della creazione dello spazio vissuto. Cosa si intende per creazione dello spazio vissuto? Si intende proprio la nostra naturale predisposizione a definire, creare, organizzare e rispecchiarci e prendere al contrario, quindi in una relazione biunivoca, delle informazioni ambientali che andranno a proiettarsi in noi, che è proprio la nostra attitudine naturale nella relazione con i luoghi che viviamo ogni giorno. Perché questo è un tema molto importante? Perché fondamentalmente noi, fin dall'infanzia, soprattutto chi è vissuto in città, chi ha sempre dovuto sottostare a spazi già ben definiti, regolati, si può camminare qua, non si può camminare là, le case sono fatte in un certo modo, che magari non sono case costruite dalla persona, ma sono case acquistate o prese in affitto, noi tendiamo fondamentalmente ad attraversare lo spazio senza una vera e propria consapevolezza. E pari passo cosa facciamo? Soprattutto in quello che è l'ambiente domestico, quindi i luoghi che viviamo quotidianamente, quello che dovrebbe essere la nostra tana, il nostro rifugio, il nostro luogo di riposo, finiamo un po' per creare degli spazi che non sono pensati per il nostro benessere, ma diventano esclusivamente funzionali al muoversi, all'agire, alla nostra vita lavorativa anche in molti casi. Infatti possiamo pensare soprattutto ora che anche da noi in Italia si è preso un po' più l'abitudine di pensare allo smart working, quindi di non essere vincolati a uno spazio esterno per quanto riguarda la nostra vita lavorativa. Ovviamente finiremo spesso per confondere tutte le funzioni dell'ambiente in cui viviamo. La creazione dello spazio che cos'è? La creazione dello spazio è una attività da un lato culturale e da un lato emotivo e istintivo anche in un certo senso. Se andiamo alle origini della nostra specie, noi abbiamo vissuto per centinaia di migliaia di anni come specie nomade. Gli esordi del Sapiens che l'hanno portato, parliamo quindi della seconda migrazione, l'Out of Africa 2, l'hanno portato a colonizzare dopo il suo predecessore Erectus, che già era uscito prima dall'Africa, ci ha portato a colonizzare tutti degli spazi. Perché? Perché la nostra specie ha sempre inseguito delle risorse. Al contrario, la relazione con una casa vera e propria, quindi con un luogo statico che possiamo ritrovare ogni giorno o comunque ogni volta che c'è necessario, è una relazione molto più recente. È una relazione che si fa risalire al periodo in cui da una vita esclusivamente nomade, una vita stagionalizzata, perché eravamo nomadi? Perché ci spostavamo, come ho appena detto, dove trovavamo le risorse, quindi una volta ci potevamo collocare in una certa zona, magari d'inverno in zone più calde, d'estate in zone più fresche. Man mano da quello che era una continua espansione, quindi un movimento continuo della specie che appunto ci ha portato a colonizzare quasi tutto il pianeta, si è passati dapprima a questa fase di andata e ritorno, quindi in un certo senso come vediamo oggigiorno moltissimi animali, soprattutto gli uccelli migratori, che si spostano nella stagione calda verso nord e tornano verso sud per quella fredda. Anche noi in un certo senso per migliaia di anni ci siamo comportati in questo modo. La nostra casa che cos'era quindi? La nostra casa era qualsiasi tipo di rifugio potesse essere costruito, potesse essere trovato. Quando noi parliamo di grotte, quando si legge l'uomo primitivo viveva nelle grotte, non è che l'uomo primitivo vivesse dentro le grotte. L'uomo primitivo utilizzava le grotte perché erano un riparo sicuro e solitamente poi utilizzava la parte anteriore. Le grotte, se noi pensiamo alle famosissime grotte dipinte, quindi quelle che troviamo in Spagna, che troviamo in Francia o anche in altre zone come Nord Africa, e
sono tutte grotte che in realtà venivano vissute più che altro per uno scopo rituale, mentre per uno scopo abitativo si stava davanti, si stava dove si poteva vedere chi stava avvicinandosi, dove si poteva creare un confine, una protezione che ci difendesse dagli altri predatori. Noi siamo stati prede da sempre, fino a quando non abbiamo sviluppato una tecnologia che ci ha resi questo super predatore disfunzionale che siamo oggi. Mentre l'abitazione poteva essere anche le tende. Tuttora, se noi andiamo a vedere le popolazioni, ad esempio dell'Asia centrale, anche di altre zone, in certe zone dell'Africa ancora, si utilizzavano tende, si utilizzavano costruzioni temporanee che seguivano proprio la migrazione dei nostri animali o la migrazione degli animali che dovevamo andare a cacciare. Tuttavia, nel momento in cui ci siamo resi stanziali, quando abbiamo capito come funzionava l'agricoltura, come abbiamo capito come funzionava l'agricoltura, abbiamo capito quando ci siamo resi conto che se buttavamo dei semi, ritornando la stagione seguente, trovavamo delle piante nuove. E quindi in quel momento abbiamo capito che era possibile investire il nostro tempo non più sulla caccia, non più sulla pesca e la raccolta, bensì sulla creazione, la cura del nostro stesso cibo. E da qui è nata la necessità di un'abitazione stanziale, di un'abitazione fissa. Ed è qui che possiamo parlare di vera e propria creazione dello spazio abitato. Quindi, in quel momento in cui noi non siamo più stati condizionati dalle dinamiche naturali, non siamo più stati un animale naturale come saremmo tuttora a livello biologico, ma siamo diventati degli animali culturali che hanno iniziato a modificare lo spazio per poter creare dei luoghi in cui sopravvivere, in cui fiorire, in cui potersi difendere dagli agenti atmosferici o anche appunto, fino a tempi abbastanza avanzati, anche da altri predatori o ancora peggio da altri sapiens, essendo noi sapiens una specie tendenzialmente territoriale ed aggressiva. Quindi, quando io vi voglio parlare di creazione dello spazio abitato, e per me è fondamentale anche nell'analisi di quella che è la relazione proprio con la nostra casa, voglio parlare di riuscire a tirare fuori la consapevolezza di come modifichiamo a nostro favore, di come modifichiamo per le nostre necessità il territorio innanzitutto, ma anche la nostra casa. Non possiamo pensare alla nostra casa esclusa da una visione territoriale, non possiamo pensare alla nostra casa che non sia contestualizzata in un certo quartiere, in un certo gruppo umano, quindi con tutte le relazioni sociali ad esse collegate. Secondo me è molto importante quindi per chi si occupa di benessere domestico, quindi parliamo non più di una valutazione esclusivamente culturale e antropologica, etnografica in un certo senso potremmo dire, bensì proprio di una scelta, un'analisi valutata alla ricerca di benessere personale, o comunque di una crescita personale, di una maggiore comprensione della nostra psicologia, delle nostre reazioni spontanee, delle nostre reazioni innate. E, è importantissimo, non ignorare il contesto, non ignorare il territorio, non ignorare tutto ciò che vive, esiste, permane intorno alla nostra abitazione, sia a livello territoriale vero e proprio, quindi parliamo di morfologia del territorio, parliamo di urbanistica, di edilizia, ma anche a livello di patrimonio umano, quindi di tutti quei feedback che noi riceviamo ogni giorno dalle persone che ci vivono intorno. È impossibile pensare di fare un intervento su un'abitazione per portare un benessere totale se la stessa abitazione è inserita in un contesto competitivo, degradato, di malessere sociale generale. Perché una cosa che noi tendiamo ad ignorare, e sfortunatamente è una cosa su cui invece la moderna società del consumo insiste proprio per renderci degli individui isolati, degli individui che non ricercano la relazione con la collettività, l'aiuto degli altri sapiens, e anzi creano competitività estrema proprio per creare delle necessità di acquistare oggetti di cui non abbiamo assolutamente bisogno.
Noi per stare bene abbiamo bisogno di essere in un contesto sano, perché il nostro stesso benessere non è solo un benessere individuale o del nostro piccolo nucleo familiare, ma è un benessere sociale. Finché noi non partiamo a costruire una società sana, una società di condivisione, una società in cui la collettività viene percepita nuovamente come era anticamente. Pensiamo anche, restando in un contesto cristiano, pensiamo al cristianesimo delle origini, nasce da una visione estremamente collettivista e di aiuto reciproco che si è persa però con la secolarizzazione nel corso degli anni. E quindi, quando noi parliamo di costruzione dello spazio, lo dobbiamo intendere a 360 gradi, quindi una costruzione culturale legata proprio alla nostra relazione con gli altri sapiens, una costruzione, diciamo, architettonica vera e propria, quindi creare dei luoghi che ci fanno stare bene, non infiliamoci dentro, scatole di metallo, scatole che non trasmettono nessuna sensazione organica. Perché crediamo che siano belle? Perché il nostro cervello fa poca fatica a decodificarle, non ha tante linee irregolari da analizzare, e in più il marketing ci insegna a comprati la casa così, perché una casa tutta bianca, vuota, che sembra un ospedale, è bellissima. E infine parliamo poi anche a livello più puramente, potremmo definire sottile, comunque a livello energetico, se pensiamo proprio ad una visione in cui noi interagiamo non solo a livello visivo, materico, anche proprio a livello vibrazionale, e non vorrei cadere in banalità prendendo e trasformando termini che provengono dalla fisica per cercare di spiegare questo concetto. Ma noi fondamentalmente produciamo un campo magnetico, siamo sensibili ai campi magnetici, e queste nostre interazioni con tutto ciò che è visibile, tutto ciò che è materico, di fatto sono delle interazioni di frequenze. Vediamo certi colori che trasmettono una certa frequenza, altri non li vediamo. Quindi questo anche è importante nell'analisi dello spazio abitato, valutare tutto questo livello che le discipline del benessere naturale cercano di spiegare utilizzando terminologie più provenienti dalla metafisica, come può essere prana, chi, bioenergia, tensio sottile, qualsiasi tipo di parola si voglia usare. Per cui in questo piccolo video introduttivo per la prossima diretta vorrei farvi ragionare su un concetto molto importante: come sto creando? Porvi delle domande: come sto creando lo spazio intorno a me? Com'è lo spazio intorno a me? Se io ho un feedback negativo del luogo in cui vivo, perché continuo a permanere in quel luogo? Chiaramente, se sono necessità economiche, chiaro che non si può parlare di certe tematiche se non sono rispettate le necessità di base. Non andrò a cercare una casa migliore, un luogo migliore, se non riesco neanche a mangiare alla fine del mese, perché questa è una problematica grave che nessun governo, soprattutto il nostro italiano, affronta in modo serio, ma bisogna prendere atto, insomma, che avremo bisogno di maggior equità, non di maggior uguaglianza, equità, ad ognuno il suo, ad ognuno la possibilità di contribuire per la sua parte. Quindi non continuare sempre, insomma, a valutare tutto solo dal punto di vista di chi ha un certo potere economico, ma dal punto di vista della società tutta. Una società sana è una società che si aiuta, una società sana è una società dove chi ha di più dà. Però sfortunatamente viviamo in questa disfunzionale illusione data dalle scariche di dopamina che ci danno comprare degli oggetti quando abbiamo dei soldi a disposizione, e ignoriamo completamente quelle che sono in realtà le nostre necessità originarie, le nostre necessità in quanto specie. Siamo una delle poche specie che si sta autoestinguendo, siamo una delle poche specie che per l'illusione di ricchezza sta distruggendo il suo stesso habitat. Su questo dobbiamo ragionare, e su questo si può ragionare proprio
imparando ad analizzare quella che è la creazione dello spazio, il modo in cui noi ci relazioniamo, il modo in cui noi prendiamo ispirazioni dallo spazio che ci circonda. Il Sapiens è diventato un vero e proprio agente geologico. Gli agenti geologici sono l'acqua, sono il vento, sono quelle cose che trasformano profondamente la forma e la morfologia del pianeta. Noi siamo l'unico essere vivente, forse c'è qualcuno che dice anche l'età e le termiti, però a livello minore siamo l'unico essere vivente che sta effettivamente diventando una forza geologica tale da modificare radicalmente lo spazio. Quindi ci vediamo il prossimo mese per la diretta. Se vi seguite la community qui di YouTube, vedrete la data in cui farò la diretta per parlare nel dettaglio di come comprendere la creazione dello spazio, che cosa è realmente la creazione dello spazio e come questo approccio, da un certo punto di vista etnografico, ma dall'altro punto prettamente anche psicologico, potrebbe aiutarci a cambiare radicalmente la nostra visione del mondo, quindi a creare per noi una vita sana, una vita di benessere, una vita di gioia, perché se noi ci stiamo ponendo certe domande, se noi siamo qui che ci interroghiamo su cosa dovremmo fare della nostra vita e cosa possiamo realmente fare per la nostra vita, e ne abbiamo la possibilità, nel senso non siamo in una situazione di disagio sociale, che dovrà prima affrontare delle dinamiche molto più importanti di vera e propria sopravvivenza, noi abbiamo il dovere e non solo il diritto di star bene e cercare di far star bene gli altri. E lo spazio che viviamo è una delle vie per sfruttare questa nostra capacità. A presto, ci vediamo a maggio. Ciao!